Prego, consigliere. Grazie Presidente, per rispetto agli altri colleghi e anche ai genitori che devono intervenire, sarò davvero telegrafico su questo tema che meriterebbe, non c'è dubbio, una trattazione decisamente più lunga. Il primo punto da ricordare è che il prossimo anno scolastico inizia tra mille problemi che qua sono stati evidenziati, sui quali ovviamente verrò, inizia con un dato che non possiamo sottovalutare, cioè il fatto che 450, 480 o forse anche più di 500 operatrici e operatori in più sono stati stabilizzati, sono stati sottratti a una lunga, lunghissima precarietà e acquisiscono una stabilizzazione. Credo che questo sia un fatto importante che non dobbiamo sottovalutare perché qualifica complessivamente il sistema. Ora dobbiamo fare in modo che però da questo fatto positivo non discendano conseguenze negative. E quindi veniamo alla questione che abbiamo di fronte oggi. A noi pare che la delibera che è stata approvata determini un effetto che forse non è stato completamente valutato. Perché stravolge un sistema che si è consolidato, un sistema che grazie appunto ai nidi in convenzione è riuscito a seguire l'evoluzione della situazione sociale, demografica, economica a Roma, che il sistema comunale ovviamente non riesce ad assecondare. Quando è stato disegnato il sistema comunale, è stato disegnato in riferimento a una popolazione giovane che stava prevalentemente nel centro storico, nella periferia storica della città. Da allora tutti gli indicatori dimostrano che c'è stato un cambiamento epocale. Allora, qual è il punto? Che non si può intervenire sul sistema nel suo complesso, quindi sulla parte convenzionata, senza tener conto di questi dati di realtà, perché altrimenti si danneggia in modo irreparabile un servizio. Ora è evidente che è sempre complicato quando si mette mano a una riorganizzazione. Qua qual è stato il difetto che, insistiamo, deve essere affrontato? Il difetto è stato che non c'è stato sufficiente dialogo, sufficiente comunicazione, sufficiente confronto con gli operatori e con chi rappresenta le aziende, le imprese che svolgono un servizio così importante. Allora io credo che ci sono i tempi ancora per poter provare a recuperare. Sarebbe utile, Assessore, se si riuscisse a avviare un sede di confronto sistematico a partire dai prossimi giorni, nei quali sedersi con chi rappresenta le operatrici e gli operatori, con chi rappresenta le imprese, con le famiglie, affinché si colmino tutti, si risolvano tutti i problemi, o almeno la maggior parte dei problemi che sono stati evidenziati. Guardate, c'è un problema di servizio per i bambini, c'è un problema di servizio per le famiglie. C'è un problema per i lavoratori. Come abbiamo salutato positivamente la stabilizzazione di 500-600 operatrici precarie, ovviamente siamo preoccupati per le conseguenze che avrebbe questa ristrutturazione su centinaia e centinaia di operatrici denite in convenzione che potrebbero appunto rischiare di trovarsi senza lavoro. Ecco, allora proviamo a tenere insieme funzioni e obiettivi che non solo possono, ma debbono stare insieme perché Roma ha bisogno di entrambe le soluzioni, sia la soluzione che passa attraverso nidi comunali qualificati, sia la soluzione che passa attraverso nidi convenzionati altrettanto qualificati. È evidente che è complicato, che ci sono vincoli di bilancio, ma non è un'equazione impossibile. Un confronto adeguato consente di
risolvere un problema che altrimenti lo pagheranno i più fragili, lo pagheranno i più deboli, i bambini e le famiglie che hanno meno possibilità, oltre ai lavoratori.